Buongiorno Presidente, buongiorno a tutti gli illustri colleghi cavalieri. Anche per me è stata una forte emozione oggi per la prima volta indossare la rosetta. L'avevo ricevuta qualche giorno fa, ma non mi sembrava mai il momento giusto per cominciare a metterla. E oggi ho capito, entrando nella vostra famiglia, che era appunto il momento giusto. Sono un imprenditore atipico, io faccio da sempre banca, sono 40 anni che lavoro in banca, ho cominciato nell'81 con la Comit, diventata poi Banca Intesa, poi Intesa San Paolo, fin quando nel 2014 ho avuto l'opportunità di entrare come amministratore delegato in BPM, Banca Popolare di Milano. Allora una banca importante, ma una banca regionale, con 7.000 dipendenti, con un controllo, diciamo, relativo soprattutto alla parte del nord-ovest dell'Italia. In questi anni siamo riusciti a concludere un'importante operazione di fusione, di cui tanto si parla anche oggi, tra le banche italiane. Abbiamo fatto questa operazione con Banco Popolare, che era già l'insieme di tante banche importanti messe insieme negli anni: Banca Popolare di Novara, Banca Popolare Italiana, Credito Bergamasco, Banca Popolare di Verona, che ora appunto formano insieme alla Milano e alle banche che già facevano parte della Milano il terzo gruppo bancario italiano. Siamo diventati una famiglia con 22.000 dipendenti, un fatturato che nel 2019 ha superato i 4 miliardi e nel 2019, dopo 3 anni di grande ristrutturazione, per mettere insieme le banche, abbiamo anche realizzato un importante utile di 800 milioni. Questo poteva essere, ma io voglio dire, Presidente, sarà e potrà ancora essere il primo anno in cui ci liberavamo dalle scorie di una fusione complicata ma entusiasmante per entrare in un triennio di crescita. Questa crescita ha subito qualche rallentamento nei primi mesi di quest'anno per la situazione sanitaria in cui ci troviamo. Ma sono convinto che con le energie di tanti amici, imprenditori che negli anni ho seguito come banca e come clienti nel loro sviluppo e nella loro crescita, di cui mi vanto di essere non solo magari una banca di riferimento, ma anche un amico da tempo, ecco, tutto questo penso che insieme a voi possiamo veramente dare un contributo. Richiamo ai valori morali che faceva il Presidente, quindi che sono un punto di partenza quando si entra nella grande famiglia dei cavalieri, penso potrà farci e darci la spinta per aiutare il nostro paese e, per quanto mi riguarda, le imprese del nostro paese ad avere una vera forte ripartenza. Grazie ancora e spero di vedere tutti presto.